Un super Costa Ferreira non basta. Primo pari casalingo del Teramo va detto in flessione, ma la Vibonese assai rimaneggiata non ruba nulla. Out Diakité, panchina per l'Asic non al meglio, maglia da titolare al giovane Lorenzo Celentano, classe 2001, al debutto dal primo minuto. Rientra Ilari dalla squalifica, solito 4-2-3-1 davanti Bombaggi a ridosso di Pinzauti. Per contro Galfano si affida al 3-5-2, Tumbarello in cabina di regia, Statella e Mediana, in attacco il tandem Parigi-Plescia. Propositivo l'atteggiamento dei calabresi che sbloccano il punteggio al 12esimo, palla riconquistata e controfuga da Plescia a Rasi che allunga la falcata e mette in mezzo, Teramo sbilanciato, scivola Soprano, movimento di Plescia che si allarga, elude Piacentini e in diagonale infila Lewandowski. Ospiti in vantaggio, prima rete subita al Bonanno. Situazione dunque inedita. Fa fatica a costruire gioco la squadra di Pace, in grande sacrificio in fase di non possesso degli attaccanti della Vibonese, soprattutto di Plescia. Altro brivido al minuto 25, rischio Lewandowski, il portiere sbaglia il rinvio, Plescia intercetta e conclude a fil di palo. Passano solo due minuti, versante opposto, Bombaggi penetra in area, azione confusa, ci prova Ilari, respinta, il pallone si impenna, Costa Ferreira non perdona, volé di giustezza, Marson battuto, 1-1. Può essere la scossa psicologica, ancora in evidenza l'otto biancorosso, piede caldo sventa l'estremo calabrese. Nel finale Plescia da una parte, pallone di poco alto senza immagini, Arrigoni dall'altra, destro apprezzabile da distanza siderale. Ripresa, doppio cambio di Paci dopo 13 minuti di Francesco Perilari, oggi spento, Pinzauti rilevato da Bonino che al 60esimo su invito di Costa Ferreira stacca in area ma non trova la porta. Vibonese molto organizzata, linee strette, serve una giocata individuale. 70esimo, pressione biancorossa, errore di Statella e gol, capolavoro di Costa Ferreira, un autentico gioiello, destro a giro, pallone all'incrocio, una meraviglia, doppietta per il portoghese al quarto centro del campionato. Sembra fatta, ma così non è. Fuori Rasi, dentro la ragione. Subito in evidenza con questo spunto. Sinistro Lewandowski si allunga. Tapin di Berardi, subentrato a Parigi. E super salvataggio di Soprano. Come un gol fatto. Ma sugli sviluppi del corner, Statella finta il cross. Palla a ritroso. Nessuno accorcia. L'errore è proprio qui su Tumbarello. Destro non irresistibile. Tanti giocatori davanti. Lewandowski tutt'altro che immune. 2-2. Flessione evidente. Teramo sottotono. Hanno pesato le assenze, ma ha influito anche la condizione non brillantissima di alcuni big. Forse Paci dovrebbe sfruttare meglio l'organico.